ragazzi da tutto il mondo ieri in Piazza del Plebiscito per il quarto raduno mondiale dei giovani della pace, l'appuntamento creato dal SERMIG, il servizio missionario giovani fondato nel 1964. Una manifestazione realizzata in collaborazione con l'Arcidiocesi di Napoli, durante la quale è stata lanciata una lettera alla coscienza dell'umanità, rappresentata in piazza da presenze provenienti dall'Africa, dall'Italia, dal Medio Oriente e dall'America Latina. La Lombardia, il Lazio, la Puglia. Veneto, Toscana, Basilicata. Trentino, Umbria, Calabria. Friuli, Venezia Giulia, Marche. Un evento trasmesso anche in diretta via streaming attraverso internet è preceduto venerdì sera da una veglia di silenzio nella Basilica di Santa Chiara. Nessuno di noi griderà. Chi alza la voce è debole. Nel silenzio si possono dire tutte le cose che abbiamo nel cuore. Sono stati i ragazzi della città di Napoli, della pastorale giovanile, a chiedere all'organizzazione di portare qui questo appuntamento mondiale. Sono stati loro quindi a lavorare affinché oggi altri giovani potessero partecipare a questo momento. Ci piace dedicare, perché lo sentiamo fortemente, questa giornata ad altri ragazzi della città di Napoli, la cui voce e la cui vita è stata spezzata dalla violenza, dalla criminalità. Penso a Gigi e Paolo, penso ad Annalisa Durante, Dario Scherillo, Alberto Vallefuoco. Questo perché oggi tanti altri ragazzi si impegnano attraverso i valori della pace, della verità e della giustizia, e lo fanno a Napoli. Quindi a Napoli c'è un cuore che batte forte. È straordinario l'appuntamento di oggi ed è questa l'immagine più bella alla quale ogni giorno il Comune lavora per la nostra città, ma soprattutto per noi ragazzi.